Amici di BC Sport, qui BC Sport, vigilia di Tour de France, abbiamo il piacere di essere qui con Landa, con Michel Landa. Michel, il tuo settimo Tour de France, il primo come ultimo uomo, uomo di fiducia di Remco Evenepoel, come stai tu, come sta Remco? Beh, sto bene, arrivo in condizione, arrivo fresco, è molto illusionato, no, di essere qua, di essere accanto a Remco e spero di darle una mano, no? Perché anche lui sta bene. Senti, Remco Evenepoel è al debutto al Tour de France, un fattore non banale. Secondo te dove può arrivare Remco? Beh, non sappiamo ancora, no? Lui ha vinto una Vuelta in Spagna, comunque è pronto, no? Per grandi giri. Il Tour è una cosa diversa, ma in crescita, sarà la prima volta che è qua, allora se va bene o va male non possiamo dire che è un corridore di grandi giri ancora, no? Senti, si può dire una top 5 è l'obiettivo? Arrivare quinti, il podio? Che idea ti sei fatto? Penso che l'obiettivo reale è partire lottando al podio. Poi vediamo, no, la gara dove ci mette. Senti, quali possono essere le incognite più grandi per Remco? La tappa gravel, le grandi salite, il caldo, l'inesperienza al Tour magari? Sì, forse in generale non una inesperienza che solo la trovi con le ani, ma forse le grandi salite possono essere il suo punto, diciamo, più debole contro un Vingegaard o un Tadej, no? Invece alla cronometro si difende la grande, allora penso che saranno pari. Senti, se dovesse uscire di classifica, la maglia qua potrebbe diventare un obiettivo nel caso in cui non dovesse far classifica? Io sono qua per dare una mano a Remco, no? E non penso a un'altra cosa, piacerebbe essere suo uomo di fiducia e non avere altri obiettivi. Senti, ma se lui va fuori classifica, un pensiero tu alla tua classifica generale ce lo puoi fare? Sì, sicuramente sia un'altra opzione, no? Se lui non tiene, ma non si pensa neanche a quella opzione. Senti, ultima domanda, chi lo vince questo Tour de France? C'è Tadej Pogacar in grande forma, ma c'è un Vingegaard di cui si sa poco, no? Sì, esatto, si sa poco, ma tutti sappiamo che si è qua, sarà pronto per lottare alla vittoria. Allora penso che possiamo vedere una bella gara, no? Quei due sono i più favoriti, poi è Roglic, che se parla poco da lui, penso che sarà un uomo importante, e anche a Remco, no? Ultima domanda, domani Remco in maglia gialla, fantasia possibile, il percorso gli si adatta, no? Esplosivo? Sì, ma penso che un po' presto, no? Quando si lotta alla generale penso che è importante gestire bene gli sforzi e siamo prudenti. In bocca al lupo. Grazie.